Sí, mi anavi a scuola, che ho avuto anche il tempo, un 13 o 14 anni, forse. Ed era un tempo di guerra, che erano i soldati, sempre in tutti i strati, che mi ricordi che vedevi. Dopo eri conosciuto che la femmina, era vestita un po' differente, di noi femmine, perché lei era sul vestito lungo. E poi un po'... Mica la paesana come noi femmine, col corsaio, pisci, sempre il vestito, bene. Prima dice che l'era mandata via di qua, era mandata via di qua e Maria la ghiera la famiglia con cimpù. Allora, se uno la anche la macchina, specie il pup. Sì. Allora il pup era così insieme, Allora andava là al pup per salutare qualcosa e sti pup via di corsa, assolutamente, e io mai guardavo addosso. E scappava perché la tedesca che la sposava dopo, se la irrolava, se era là, la capove vita, era là. In la mia scuola era una pupa del mio anno, che veniva a scuola con me, e quando veniva fuori da scuola, sto Henriette, l'era giù in sulla porta di scuola, speciale Carmen, 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 la chiamava, che voleva parlare su. Quei volte la Carmen la sfermava, mi diceva, ma fermati con la tua mamma, fermati. E quei volte, ah, mia amica, vedi, fermami, ma dite mica fermami, a oh. Mi ricorda che al giovedì era vacanza, al dopomisdì della scuola, e omnava là la fontanella dove omnavate l'acqua per far da mangiare, e era lì un tronco grosso che spoteva setta giù, e lei la veniva su e mi era la Solange, stava lì seti, e mi ricordi che la era tanto piacere di vedere, e andava là una corsa a casa, lanciava là il caffè e beveva il caffè. La stava su finché la poteva e dopo la salutava, e quei volte quando veniva dalla scuola la curava per vedere se la vedeva, ma deve vedere mio, la Solace o il Piero, perché lì ormai la bramava i somatoni e la cercava di vedere più se che la poteva.